È un grande insegnamento che oggi noi riceviamo da questo Vangelo. Io non so con quale spirito ognuno di voi viene a partecipare alla Santa Messa. Vi do una piccola testimonianza mia personale. Veramente da bambino, io sono cresciuto non in famiglia, nella chiesa. Da bambino, quando andavo a messa, ho cercato di... avevo una ansia interiore. Che cosa succederà in questa Eucaristia? Questo da bambino. Che cosa succederà in questa Eucaristia? Tanto è vero che ho preso la Santa Comunione all'età di, prima comunione all'età di 5 anni e mezzo. Con quale spirito noi entriamo, per usare la parola del Vangelo, nella sinagoga? Con quale spirito noi accogliamo il commento del Vangelo, quello che ha fatto Gesù in quel tempo? E in quel tempo è successo una cosa rivoluzionaria, scandalosa, perché Gesù, dopo aver letto il brano di Isaia, dice: oggi si è compiuta questa scrittura. Oggi. Per ciascuno di noi in questo momento può avvenire un miracolo, perché questa è la parola di Dio. Non abbiamo letto una favola, un romanzo può essere anche bello, ma la parola di Dio. Ma questa parola di Dio vi accompagna tutti i giorni nella vita? Io penso, scusatemi, ma non è così. Non è così. E questa è un'angoscia mia del Signore della Chiesa. Io non voglio che ci portiamo la scrittura qui sulla fronte e portiamola avanti così in tutti i giorni. Potrebbe essere forse un mezzo, potrebbe essere. Ma la prima cosa, credetemi, quando io mi metto in viaggio, io mi scrivo anche sulla tavola la Sacra Scrittura, me lo scrivo per non dimenticare nella valigia la Sacra Scrittura. Poi il diario di Santa Faustina, perché voglio precisare anche questo, le due libri che non ho mai dimenticato nella mia vita di viaggio fuori, e poi li tiro fuori o in aereo, sulla nave, dovunque mi trovo, e lo leggo. E viene una persona e mi dice: ma che leggi? E cominciamo a dialogare. Io leggo questo, tu che leggi? Io leggo quell'altro. Confrontiamoci insieme. E cominciamo a dialogare, cominciamo a confrontarci. Quello che tu leggi è quello che io leggo. Parola di Dio. È Dio che mi parla. A te che parla? Uno scrittore, bellissimo. A me parla Dio. In questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, dove sempre in ogni festa della misericordia hanno celebrato
le persone più vicine al Santo Padre è venuta questa domanda: ma voi concludete la sera con la Sacra Scrittura? Qual è l'ultimo gesto della vostra vita? Qual è? È bello questo, tornare a casa e pensarci un po' a quello che vi ho detto. Qual è l'ultimo gesto della tua vita, della tua giornata? Nel comodino, ognuno ce l'ha accanto al letto, qualcosa ce l'ha. C'è il Vangelo? Se non c'è il Vangelo, nel tuo cellulare prendi a scorrere una parola di Dio che oggi il Signore ha rivolto alla Chiesa, ai fratelli. Ecco, è importante. È per te, per tuo figlio, per i tuoi figli, per il tuo marito. Dilli queste cose. Perché ci aiuteranno a portare avanti in modo diverso questa vita. Oggi si è compiuta questa scrittura. Cosa vuol dire questo? Che Gesù ti parla in questo momento dell'oggi. Lui vuole oggi abbracciarti, vuole oggi darti un bacio santo, oggi vuole abbracciarti. Come ha detto a Zaccheo, oggi voglio entrare in casa tua. Al ladrone pentito sulla croce, oggi sarai con me in paradiso. Gesù non parla del domani, vedremo, ci penserò. Oggi. Lui non è un Dio che parla di un tempo prima o dopo, di un tempo di ieri o di domani, oppure vuole dare una grazia per questo anno, domani, l'anno prossimo no. È un Dio di un attimo, di questo istante. Carissimi fratelli, Gesù è venuto a portare una bellissima notizia per noi. È la notizia che dice che a ciascuno di voi c'è un Dio che applica per te una legge della misericordia. Noi non siamo venuti qui per sentirci oppressi dalla morale cristiana, no. Uno torna a casa oppure da questa chiesa esce e non dico se si suicida, ma diventa oppresso. No, non è moralismo. Gesù è venuto per dirci che Dio è incondizionatamente buono. Buono. Avete sentito? Lo Spirito è venuto per fare che cosa? Perché voglio portare la liberazione ai prigionieri. Voglio dare la vista ai ciechi. Rimettere in libertà gli oppressi. Gesù annuncia con la sua missione il tempo di grazia e di misericordia. Infatti Gesù rivela il volto di Dio Padre ricco di misericordia. Gesù è colui che fascia le piaghe dei cuori spezzati, annuncia la libertà ai prigionieri, agli oppressi, ridona la vista ai ciechi, annuncia la misericordia a tutti. Cari fratelli, di fronte a Gesù
dobbiamo piegare le ginocchia e proclamare e gridare la lieta novella, e cioè che è Gesù il Signore, è Gesù la buona notizia al mondo, è Gesù che può illuminare il nostro oggi, è Gesù e nessun altro la vera novità che supera ogni attesa dell'umanità e tale rimarrà per sempre. Ecco allora, fissiamo lo sguardo su di Lui, fissiamo lo sguardo su Gesù. Dio infatti, in Lui possiamo trovare cuore sempre aperto. È un grandissimo, potente Vangelo di oggi nel contesto delle realtà che viviamo attorno, che si discute attorno a persone che girano sul mare, che discutiamo alle persone per strada, che discutiamo come tutti, io e voi, accendiamo TV e vediamo quello che si dice, e si discute, e si discute, e si discute. Tu togli la bandiera, allora lo accogliamo poveri, tu non togli, non accogliamo. Lui è dei nostri, noi dei nostri, è un governo nostro oppure non governo nostro, ma chi siamo? Ci sentiamo sperduti tutti quanti in mezzo. Intanto ci sono questi senza niente che girano, rigirano e girano e dicono: chi ci accoglie? Le domande possono essere tante. Ma alla fine siamo tutti dello stesso sangue e alla fine ognuno di noi, io e voi, possiamo trovarci nella stessa situazione in mezzo alle acque. Alla fine possiamo trovarci, del resto Italia è un grande vulcano che in un attimo tutti possiamo trovarci sotto le macerie, diciamo, di un terremoto. Nessuna città di questa cara Italia è sicura, nessuna città, nessuna. Ognuno di noi può trovarci in questa situazione, chi all'improvviso si trova in questa situazione. Il Vangelo di oggi è un Vangelo che ci rimette, ci dà una forza, perché dobbiamo andare da Lui, da Gesù, e presentarci davanti alla Sua parola. San Francesco d'Assisi l'ha fatto. Francesco, ricostruisci la mia chiesa. E quell'uomo in un istante si è alzato e è andato a riparare una chiesa, una cappellina. Certo, Gesù gli ha spiegato che è un'altra cosa, però quello che conta in quel momento, quando ci presentiamo davanti al Signore che ci chiede un'azione, non rimandiamola e dire, come tanti hanno detto: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di seppellire mio padre. Signore, io ti seguirò, ti voglio tanto bene, ma permettimi almeno qualche minuto a sistemare questa cosa. No. E ha ragione il nostro Signore, perché Lui, quando agisce, agisce in questo momento per te, subito. Ti tocca subito, ti parla subito, ti rimette in piedi subito la tua vita. Ma tu sei capace a questo intervento? Cosa sarebbe della tua vita se un medico direbbe: stia tranquilla, io ci penserò e
mi dai tempo e poi interverrò per fare intervento su di te. Cosa sarebbe? Un vero medico deve intervenire subito, vede la situazione e interviene. Gesù lo fa mille volte meglio. Parla e agisce. E allora anche noi siamo capaci di accogliere subito la sua parola e dare risposta all'istante a questo intervento misericordioso di Dio.